amici del For Shooters, porto di coltello, riferimenti normativi ed aggiornamenti giurisprudenziali. Vedremo insieme le normative di riferimento in materia di porto di coltello e daremo uno sguardo alla sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione numero 35387 del 2019. Cosa dice la legge sul porto di coltello? In questo caso sarà utile il riferimento all'articolo 4 che vieta tassativamente di portare con sé un coltello, che viene comunque dal legislatore fatto rientrare nel novero degli strumenti da punta e da taglio, che per le circostanze di tempo e di luogo può essere utilizzato per l'offesa alla persona, se non si ha un giustificato motivo che deve essere oggettivo, vero ed immediatamente riscontrabile. Per fare un rapido esempio, il cacciatore che va a caccia può portare con sé il coltello, dato che per il tipo di attività che gli si accinge a svolgere, il coltello è un utile strumento per ottemperare a certe esigenze. Stesso discorso per l'agricoltore che si reca nel proprio podere per lavorare la terra. Anche qui un coltello, ma anche attrezzi quali accette, mannaie e falci sono tranquillamente trasportabili ad esempio nella propria auto, purché in sede di controllo si sia in grado di dimostrare che in quel dato momento ci si stava effettivamente recando a lavorare la terra. Quando uno strumento da punta o da taglio può essere considerato arma in senso proprio o altrimenti improprio? Vediamo ora di risolvere questo dubbio. Vediamo cosa ci dice l'articolo 45 del Regio Decreto 6 maggio del 1940. Per gli effetti dell'articolo 30 della legge sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati invece armi per gli effetti dello stesso articolo gli strumenti da punta da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati all'uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e altrimenti simili. Quindi pugnali, stiletti, baionette, eccetera, sono da considerarsi armi in senso proprio. Questo significa che sono da sottoporsi alla disciplina delle armi in senso proprio. È intervenuta in questo caso anche la Corte di Cassazione, che con sentenza 8032 del 22 febbraio del 2019 ha chiaramente stabilito che sono da considerarsi armi in senso proprio quegli strumenti da punta e taglio che abbiano quelle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, cioè il doppio filo della lama e la punta acuta. Nel caso della baionetta, poi, la presenza del dispositivo di blocco che permette di incastrarla al fucile è un elemento fondamentale per stabilirne l'attitudine a offendere. La differenza, come dice il legislatore del 1940, sta quindi nella destinazione naturale. Questo significa che se uno strumento viene concepito, progettato e costruito per offendere, avrà per forza alcune caratteristiche peculiari che ne definiscono appunto la destinazione naturale. Il pugnale, per esempio, che è stato appositamente concepito per la difesa e il combattimento, avrà per forza di cose il doppio filo e la punta acuminata. In questo modo sarà possibile infondere colpi da ogni direzione, massimizzando l'effetto offesa e danneggiamento nei confronti dell'avversario. Le dimensioni contano? È errore comune pensare che le dimensioni contino qualcosa quando si parla di coltelli. Il luogo comune relativo alle famose quattro dita parte dall'articolo 80 del Regio Decreto del 6 maggio del 40 numero 635, regolamento di attuazione del testo unico di leggi di pubblica sicurezza, il quale stabiliva in sostanza che si potevano escludere dal novero degli strumenti atti ad offendere, quindi si potevano tranquillamente portare ad esempio coltelli o forbici la cui lama non avesse una lunghezza superiore ai 4 cm e non alle 4 dita. Questa differenza non esiste infatti più. L'articolo 80 infatti fa riferimento a sua volta all'articolo 42 del TULPS ed in particolare ai primi due commi, i quali sono stati abrogati proprio dall'articolo 4 della legge 18 aprile del 75 numero 110. Quindi anche un coltello con lama da 3 cm non può essere portato se non per giustificato motivo. Coltello dimenticato nella tasca, sentenza della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto. Vediamo ora un'interessante sentenza della Corte di Cassazione che riguarda proprio il porto di coltello. La sentenza di riferimento è la sentenza 35387 della prima sezione penale. Tizio in sede di controllo viene beccato con un coltello nella tasca dei pantaloni
Egli si giustificherà con gli agenti di pubblica sicurezza affermando che il coltello era stato inavvertitamente dimenticato nella tasca dei pantaloni poiché lo stesso oggetto veniva da lui abitualmente utilizzato come attrezzo da lavoro agricolo. A quel punto scatterà per lui la denuncia e purtroppo la vicenda prenderà una brutta piega tale da arrivare fino davanti alla Corte di Cassazione, che si pronuncerà nel modo che segue. Volendo fare una sintesi, la Cassazione ha voluto dare ragione a Tizio riconoscendo allo stesso la particolare tenuità del fatto ai sensi del 131 bis del Codice Penale, riconoscendone quindi la non punibilità in quanto l'evento era scaturito da una semplice dimenticanza, da una mera negligenza. In particolare, rileva la Suprema Corte, emergeva come Tizio fosse comunque incensurato e quindi non abituale a certi comportamenti criminosi. Il fatto che la condotta di egli sia da considerarsi specchiata e priva di condanne in passato ha fatto sì che i giudici ne riconoscessero la non responsabilità relativamente alla questione. Ricordiamo sempre che per quanto la Cassazione riconosca, almeno a livello teorico in alcuni casi, la particolare tenuità del fatto da cui discende la non punibilità, questo non significa però che ci si debba sentire comunque autorizzati a girare con un coltello in tasca, giustificandosi come si sia sottoposti a controllo adducendo una semplice dimenticanza. Ricordiamoci sempre che i processi costano tempo e denaro. Fate quindi moltissima attenzione.